Siamo in compagnia di Pantaleo Macchia, che è il proprietario di Sun Beach qui a Marina di Casalabate in provincia di Lecce. Allora, diciamo subito, Pantaleo, come si è presentato ai nostri occhi? Un'ampia sala dedicata alla ristorazione, anche se in questo momento c'è un evento che è ospitato qui all'interno di Sun Beach. Allora, facciamo un po' la storia di Casalabate, che è una zona che sta crescendo a livello turistico in qualche modo, soprattutto in questo periodo estivo. Siamo in pieno agosto, chiaramente c'è grande fermento. Allora, tu da quanto tempo conduci questa attività? Io da circa 10 anni che gestisco e porto avanti l'attività insieme alla famiglia. Abbiamo cercato di fare tanto per lo stabilimento. Quando abbiamo acquisito, all'inizio era soltanto un lido, l'abbiamo trasformato in uno stabilimento e abbiamo intenzione anche di trasformarlo ancora in qualcosa di più grosso. Questo naturalmente con l'impegno, il sacrificio. Sempre con l'impegno e con il sacrificio. Certo. Sempre allora, che le autorità ci diano anche una mano. Ma c'è sì, le nuove dai. Autorità comunali che nel frattempo si sono poi succedute. Benissimo. Allora, senti Pantaleo, qui siete dedicati particolarmente alla ristorazione, quindi la sala è un'ampia sala, quindi si presta bene ai ricevimenti, giusto? Che tipi di ricevimenti fate qui all'interno di Sun Beach? Facciamo ricevimenti di battesimi, cresime, anche matrimoni, diversi, in qualsiasi evento che ci può... E possiamo soddisfare. Benissimo, dunque parliamo un po' della cosa che ci interessa maggiormente. Allora, la cucina. Allora, so che uno dei vostri punti di forza è la cucina, giusto? Indubbiamente il nostro punto di forza, perché è sistemato, diciamo, a carattere casereccio. I clienti sono molto affezionati e poi tutto quanto il resto che si fa da cornice, diciamo così. Bene, allora parliamo un po', parlando appunto di ristorazione, tu dicevi di fritture, quindi si parla di pesce praticamente. Di pesce. Siamo nella zona del pesce, sì. Dove lo prendi il pesce? Beh, il pesce, abbiamo proprio il mare a nostra disposizione, ci sono dei pescatori di fiducia. E poi anche dei produttori di fiducia. Benissimo, allora ricette particolari, qui a Sun Beach parliamo di mare ma anche di terra, naturalmente i prodotti della terra, prodotti casarecci, dicevi, quali sono i piatti tipici, le specialità, le cose più buone, va? Beh, al di fuori dei soliti piatti casarecci come le orecchiette, come prodotti tipici leccesi. Noi abbiamo dei piatti nostri particolari come l'antipasto Sun Beach che è proprio una cornice come inizio di cena. E quindi si presenta, diciamo, uno che fa l'antipasto poi non mangia più niente. Quasi sì. Certamente. Beh, perché è molto vario, molto succolento, molto. Ah, bene, e questo ci piace. Poi magari ci farai assaggiare qualche cosa. Certamente. Oh, adesso parliamo appunto dei ricevimenti nuziali. Dunque, intanto, diciamo, chi ne volesse sapere di più, avete un sito dove ci possiamo venire a documentare così? Sì, Sun Beach Casalabate. Benissimo. Abbiamo su Facebook. Perfetto, siete anche su Facebook. Allora, che cosa dice la gente di voi? Sono molto contenti sia anche della nostra gestione e sia anche dei nostri prodotti, dei nostri cibi che prepariamo. Bene, vi vengono a cercare quelli di Casalabate o si muovono anche nel circondario? No, effettivamente ci vengono a trovare diverse persone anche di fuori, abbiamo molta clientela di Milano, di Torino, di Roma, tutti i turisti che comunque vengono nella zona ci vengono a trovare. E questa è già una cosa buona, anche perché chiaramente poi la gente viene, assaggia e poi ritorna, no? Perché cioè, poi sì. Manda gli altri e così via. Diciamo che è un passaparola, anche questo è molto importante. Lo stabilimento balneare, dicevamo, che è aperto tutto il giorno e chiaramente tutti i giorni, giusto? Sì, quest'anno non ci possiamo lamentare perché. Bene.
il Salento è stato l'unico in Italia che ha tirato e si è salvato. Allora, evviva il Salento! E come Salento anche noi. Benissimo. Abbiamo potuto tappare, diciamo così, tutte le varie cose. Benissimo, benissimo, siamo contenti per questo e abbiamo testimoniato anche attraverso un imprenditore che ha scommesso tutto su questo enorme sacrificio quelli che sono i risultati. Ora, che cosa si aspetta a San Beach dal futuro? San Beach dal futuro si aspetta, noi abbiamo presentato un po' di progetti come per ampliare e per mettere a nuovo ulteriori servizi. Ci aspettiamo che ci diano una risposta l'amministrazione, che faccia anche il suo passo, per cui noi possiamo metterci il nostro impegno e quindi finanziariamente dobbiamo anche sopportarci delle determinate cose. Benissimo, allora Pantaleo, ritorneremo a vedere questo San Beach in piena fase evolutiva quest'estate, grazie a Dio sta continuando alla grande, fa caldo, quindi la gente viene al mare, quindi diciamo che c'è ancora da vivere, speriamo che duri fino a settembre, ottobre, che dici? È la nostra speranza è che quella stagione comunque continui, anche se da noi la stagione estiva, pur quanto bella possa essere, per quanto è lunga, è comunque sempre ristretta, non la sfruttiamo mai al massimo. Infatti, bisognerebbe destagionalizzare il prodotto e naturalmente far venire i turisti che magari il sole non lo vedono neanche di profilo e farli venire anche a ottobre, quindi non sarebbe male. Certamente, e quella è la nostra prospettiva. Benissimo. Ok, allora noi ti facciamo tanti auguri, in bocca al lupo, adesso spero che ci farai assaggiare qualche cosa. Certamente. Dobbiamo testimoniare in prima persona come si mangia qui a San Beach. Diciamo ai nostri telespettatori come fare per raggiungere questa località. Basta prendere la superstrada da Lecce per andare verso Brindisi e prende l'uscita che fa Squinzano Casa L'Abate, quindi entrando a Casa L'Abate si può andare diritto costeggiando sempre il lungomare nord e si arriva proprio diritto allo stabilimento San Beach. Benissimo, grazie Pantaleo per essere stato con noi, rivolgiamo un invito ai nostri spettatori a venirci a raggiungere, venite qui, poi noi vi racconteremo come abbiamo mangiato e faremo anche noi pubblicità. Grazie Pantaleo, grazie e a voi. Vedremo questo stabilimento balneare crescere, che Dio ti renda 500 anni, ti bastano? Magari, si può vivere tanto? No, ti può vivere no, per le prossime future generazioni, va bene. Così che la famiglia cresca. Grazie Pantaleo, a presto, risentirci. Grazie a voi. Grazie.